Joe's, 2 dicembre 1909. Parto da Cuni a 4 ore di mattina. Parto per Vinai, fai un po' freddo, si usulete in la vettura per aereo, si o burg, preno un po' di caffè. Mi sembra meglio in ver da arrivare a Mijun de mon paire. Nessuno ci avvicinava a interromperlo nei suoi discorsi. Era un filibustiere su quello. Sapeva parlare, sapeva raccontare, aveva una memoria straordinaria. Che triste din caus duco, autur de iotul che ielero. So che questo diario aveva la fodera, mi sembra, o rossa o marrone. Era un librettino largo 10-12 centimetri e largo 5 centimetri, 6, un piccolo librettino, e mano a mano che andava avanti era scritto, l'ho letto diverse volte e poi è andato a finire in Francia. Quando nel 90 ho trascritto il diario è stata un'emozione forte prima di tutto perché sono stata la prima a leggerlo integralmente. Era mio nonno, che avevo, quando è mancato avevo 6 anni e mezzo. Io avevo fatto la prima e mangiavo pranzo con loro, perché noi stavamo fuori di casa, fuori del paese, e a pranzo mangiavamo con i nonni e lui mi insegnava a fare le prime sillabe sul quaderno e adoperava una bacchetta quadra lunga circa 50-60 centimetri che se sbagliavi ti picchiava sulle dita. Da come me l'hanno descritto aveva un carattere molto forte, era un personaggio, no? Il caso di Marino Bartolomeo e questo diario, che è una testimonianza straordinaria di emigrazione, è venuto nelle mie mani per caso, perché appunto stavo conducendo ricerche sulla storia dell'istruzione nella Valle Stura e cercavo testimonianze scritte, orali, soprattutto di scritture popolari. Mi ero avvalso della collaborazione degli insegnanti della scuola di Vinadio, i quali gentilmente avevano messo un avviso nella bacheca della scuola. C'era un biglietto. Il professor Cesana ricerca vecchi documenti o comunque scritti dell'inizio del Novecento. Chi avesse qualcosa da far vedere può contattarlo al numero. La nipote, la pronipote di Marino Bartolomeo, Gloria De Giovanni, ha letto quel foglietto e si è messa in contatto con me tramite il maestro della scuola di Vinadio. Quindi è stato un caso fortuito ma molto interessante. Eccomi alla stazione. Il treno non c'è ancora. Aspetto una mezz'ora. Oh, ecco là il treno che viene. Prendo il biglietto che mi costa 5,30 per un piccolo tragitto, perché questa è una piccola linea. Con il cuore palpitante monto sul treno ed eccomi partito. Sono molto triste nei fastidi per certe cose. Sono contento di partire per altre. Molto turbato. Penso quello che lascio indietro e quello che vado a trovare avanti. Che possa fare un bel viaggio. Tutto facendo il treno si allontana. No,
non è una storia scritta da esperti a tavolino, ma è una storia che nasce proprio dalla popolazione. La calligrafia non era molto chiara e nessuno si è mai messo lì a leggere bene cosa c'era scritto. Io ho una copia che l'originale l'avevo io. Poi non so come è andata a finire che dei cugini di in Francia l'hanno voluto e io ce l'ho dato. È una storia fragile, difficile da incontrare, perché appunto la popolazione delle zone di montagna, di campagna, le popolazioni rurali in genere, non avvertivano il bisogno immediato di scrivere. La sorella Vittorina dalla Francia dice sai, in quel diario che tu avevi preso in quello scatolone, sai, però adesso mi piacerebbe averlo anche un po' io. Allora mia nonna mi dice, non avresti voglia di trascrivermelo? Penso di aver capito subito qual era anche l'importanza, no, di questo diario, che questo diario poteva poi trasmettere un giorno una documentazione appunto scritta di questo viaggio in California. Circa 7 anni che ti giro e ai tuoi dintorni. Ne ho viste e passate, si può dire, di tutti i colori, più di agro che di dolci, a piedi o a cavallo. Ho fatto molte tratte, ho veduto molte montagne e tanti deserti. Ho sofferto del caldo e molte volte del freddo. Ho respirato anche tanta polvere nei luoghi sabbiosi. Dei piaceri ne ho poco passati, ma fatiche e dispiaceri moltissimi. Ma questo non importa. Ti amo lo stesso e mi ricordo di te. Quando parliamo dell'aruto facciamo riferimento a un'antichissima tradizione che prevedeva la partenza degli ovini dalla Provenza, dall'area vicino ad Arles, per percorrere tutta la Durance, la valle della Durance e poi delle Baie fino ad arrivare agli alpeggi del Piemonte, delle valli piemontesi, in particolare delle valli Stura, Maira e Grana. Questa transumanza prevedeva la discesa dei montanari nella pianura della Croix, dopo i Santi, per rimanere tutto l'inverno a disposizione dei proprietari delle greggi, per pascolare le greggi e poi risalire in montagna, nei loro paesi, in primavera, verso la fine di aprile. L'esperienza di Bartolomeo Marino, da un lato, è eccezionale, cioè diciamo che molti altri vinadiesi o abitanti dell'Alta Valle sono emigrati proprio. I ragazzi giovani emigravano in Francia a fare i pastori di pecore, andavano nella zona della Provenza, della Croix. Perché lui era già in Francia e il proprietario, che lui era garzone a un pastore che aveva, da lì si è spostato in America e lui ci è andato dietro. E è stata eccezionale la sua, perché da un lato, oltre a essere andato in Francia, poi si è trasferito anche in California. Il ritrovamento di questo documento ci restituisce invece una dimensione diversa, un bisogno di scrivere che nasceva proprio da grandi fenomeni. Uno di questi è l'emigrazione, la lontananza, l'allontanamento dal paese nel quale si era nati e si viveva, determina il bisogno di comunicare attraverso la scrittura. Quindi questo caso, che è addirittura ancor più straordinario perché è un ritorno al paese di origine, è veramente emblematico. Finito di mangiare, sono uscito di fuori a vedere per l'ultima volta la terra americana. Addio, o cara e bella America, che tanto mi hai fatto patire e sospirare. Ma io ti amo lo stesso e mi ricorderò sempre di te e ti rispetterò tutto il tempo della mia vita. Oh, cara America,
mi allontano, comincio a perderti di vista. La tua terra allora con rispetto voglio salutarti e dirti addio e addio ancora una volta. Per Marino Bartolomeo l'America è stata veramente trovare l'America. Non è soltanto un modo di dire, però per lui l'America è stata veramente l'America. E poi ha raccontato il viaggio di rientro a Vinadio attraverso le sue parole che sovente ci fanno capire quanto lui fosse legato al suo paese, a Vinadio e alla sua famiglia. Marino Bartolomeo torna a Vinadio perché il suo padrone, il proprietario di queste 10.000 pecore che loro governavano, lui e il suo socio, il padrone di questo grande gregge muore. Nella sfortuna del padrone che è mancato, lui ha avuto la fortuna di ereditare tutto, diciamo, la parte di gregge. Il suo socio tiene tutte le pecore e dà a Marino Bartolomeo la sua parte, la metà del valore del gregge di 10.000 pecore. Torna a Vinadio con un po' di soldi. Quando è arrivato dall'America stava bene e aveva comprato dei terreni da gente che proprio qua vicino al paese si coltivava questi campi che adesso sono venuti fabbricabili. Marino Bartolomeo decide di tornare in Italia. Il suo socio rimane là e lui decide di tornare in Italia perché sa che sua mamma è molto ammalata, è gravemente ammalata. Quando arriva a Cuneo, quando poi rivede anche il cimitero e lì ricorda la sua madre che ormai è morta e poi anche l'ultima frase in cui dice sono giunta a destinazione. La singolarità di questo documento è proprio in questi contenuti che non sono semplicemente descrittivi, hanno un'interpretazione personale, come lui pastore della Alta Vallestura, ha visto il mondo. Sono in alto mare, il bastimento salta e balanza, il vento soffia. Quasi tutta la gente è dentro, credo di aver fatto un terzo della traversata. Se voglio stare un po' bene, mi tocca stare a letto, mi languisco. Sono la notte, sono stato male tutto dopo mezzogiorno. Ho vomitato tutto quello che ho mangiato. Mio cugino Danilo è l'unico che si è interessato anche lui alla storia di Marino Bartolomeo, no? Tant'è che lui, 2 anni dopo, nel 2008 mi pare, è andato addirittura lui in California a vedere i posti dove era stato Marino Bartolomeo, là ha ritrovato dei documenti. Ci aveva lasciato un diario nel quale aveva scritto tutto il suo percorso di ritorno e quindi avevamo dei riferimenti quali Big Pine, Alvaro, San Francisco. E con quei riferimenti e soprattutto con una foto, era una foto in cui lui aveva come sfondo l'ufficio postale di Iwi. Ho preso dei riferimenti da internet e avevo mandato queste email nelle quali spiegavo la mia storia, nel quale io dicevo che ero il pronipote di Marino Bartolomeo che era stato nelle loro zone e chiedevo se c'erano dei documenti. Mi hanno risposto dicendo che avevano nella courthouse di Independence avevano trovato un documento che era la declaration
of Intention, che era il primo passo, il primo step per diventare cittadino americano. Ho cercato di ripercorrere il viaggio che aveva ripercorso lui 100 anni prima. Per quello che posso aver vissuto io in quei 18 giorni, si vede che la zona è una zona molto varia. Si addiceva molto proprio alla pastorizia, poiché loro avevano un modo di, di fare la pastorizia, comunque sempre una sorta di movimento a raggiera, nella quale loro circa ogni 40 giorni facevano un giro e poi ritornavano al punto di partenza. Quando è tornato dall'America nel 1909, già l'anno seguente, nel 1910, si sposa. Con una ragazza di qua, una Giordano, che i suoi parenti, i fratelli, sono tutti a Parigi. È venuto ancora, ha fatto la guerra del 15, era a Genova. Viene richiamato alle armi, alla Prima Guerra Mondiale. E qui il percorso suo militare non lo conosciamo molto, comunque abbiamo una fotografia che lo ritrae militare e lui ha la fortuna di ritornare a Vinaio, a casa, alla fine della guerra. Perché lui sapeva parlare inglese, spagnolo e francese, perché prima di andare in America era stato in Francia. Quindi lo stereotipo che spesso ancora passa del montanaro chiuso in una valle, statico, timoroso di confrontarsi con le diversità è assolutamente sbagliato. Ecco, Marino un po' questo, cioè una persona che avendo girato il mondo veniva ascoltato dai suoi paesani. Ah sì, lui si riteneva, più superiore degli altri perché aveva visto l'America che gli altri non l'avevano vista. Quello lo diceva sempre. Voi non sapete la grandezza dell'America. Era uno intelligente, comunque piaceva leggere. Leggeva però il giornale del giorno prima per risparmiare sulla spesa del quotidiano. E questo è un particolare che mi ha sempre colpito già da quando ero non piccola, comunque più giovane, e mia nonna lo raccontava sempre. Chi si muoveva in ambiti così vasti aveva un'autorevolezza fra i paesani. Quello me l'hanno raccontato altri anziani, lo raccontavano dopo, e io un sogno, perché loro, lui quando parlava gli altri stavano tutti zitti. Mi ricordo una volta che era andato a messa, allora si andava alla messa grande come quella d'inverno, e quando è uscito si faceva i circoli e lui era piccolino, no, non era di grande statura, ma lui a metà e tutti gli altri ascoltavano, era d'inverno, c'era tempo, c'era prima di andare a mangiare pranzo, quello si faceva il discorso delle cose. Adesso non saprei più di cosa ricordavo, ma lui era a metà Sono alla sera dopo cena. Ho mangiato per 35 soldi e una camera per 50. Il paese si chiama Main. Nelle colline non vi è né piante né erba. Quello a cui risponde Marino Bartolomeo sono i bisogni essenziali dell'uomo: mangiare, vivere, socializzare, incontrare gli altri, scoprire mondi nuovi, ecco. Quando noi prendiamo il diario in mano, abbiamo immediatamente la percezione dei viaggi di Marino Bartolomeo. Abbiamo dei francesismi, abbiamo la lingua d'oc, abbiamo l'italiano come struttura fondamentale. Una lingua che è parlata in alcune valli del Piemonte, in tutto il sud della Francia, fino
ai Pirenei e addirittura in Spagna, nella Val d'Aran. E la lingua che in qualche modo ha facilitato la partenza dei montanari verso la Francia. Un'altra particolarità di questo diario di Marino Bartolomeo è sicuramente questo grande incontro tra due culture che vivono dentro di lui, la cultura dell'oralità e la cultura scritta, che è la cultura italiana. Pensa nella lingua madre, quindi nella lingua occitana. Questo è il pensiero che si forma nella sua mente. Poi scrive in italiano. Quindi pensare in occitano e scrivere in italiano richiede un grande sforzo, una grande flessibilità mentale ed è anche una grande prova di libertà. Parto da Cuneo alle 4 via Vinadio. Fa un poco freddo. Sono solo nella vettura per adesso. Sono a Borgo. Prendo un po' di caffè. Mi avvicino a Vinadio. Ho vista di Vinadio. Il cuore mi palpita. Non mi sembra vero che arrivo alla casa paterna. È una storia di allontanamento da un posto, una storia di attraversamenti, di viaggio verso l'ignoto, no? Nello stesso tempo una storia fatta da un uomo, come tanti altri che vive in montagna, che è un po' l'erede di una civiltà alpina che è poco nota. Un mondo, come diceva Nuto Revelli, che dobbiamo invece far conoscere perché rischia di scomparire. Ormai non c'è più nessuno, qua è un paese destinato a, diciamo, simbolicamente c'è, ma ogni anno si chiude 5-6 case, chiuse a chiave e non si aprono più, tutto lì il problema.